dell'uomo che parla alla luna è stolto, è chi non le presta ascolto. Sono stati allunaggi poetici e musicali quelli che hanno mostrato venerdì 5 agosto a Palazzo Costabili il legame fra il volto della luna e la follia poetica nell'immaginario di artisti del Novecento. Il concerto fra musica e poesia, offerto da Baldanza e ideato dal direttore artistico Romano Valentini, ha avuto come protagonisti Mascia Foschi, voce recitante, attrice e cantante di grande presenza scenica, e Alessandro Nidi, compositore, direttore d'orchestra, arrangiatore e pianista di straordinario valore. Concerto spettacolo che completava il suggestivo percorso dell'associazione all'ascolto di suoni, voci, memorie personali e collettive che ha portato di nuovo in scena due artisti di ampia esperienza con una proposta musicale che ha pescato da vari generi, brani popolari meno noti, risvegliando ricordi di grandi musicisti del nostro tempo, da Battiato a Henry Mancini, Boscaglione, a Sting, a Dalla. Mentre la poesia ha individuato in brani dedicati alla luna ispirati alla sua misteriosa presenza le parole giuste da abbinare ora alle melodie amare del tango argentino, ora alla musica da film e alle canzoni. Tra gli autori scelti, voci potenti di diversi paesi del mondo, Neruda, cileno, Mario Benedetti, uruguaiano, Pascoli, Rodari, Merini, italiani, Borges, argentino, Nazik, Alma, Laik, poetessa irachena, Sandburg, statunitense. Come a dire che ad ogni latitudine la luna ha saputo plasmare linguaggi e immaginario dei poeti. Un viaggio, quello ideato da Romano Valentini per l'estate di Baldanza, che intrecciando linguaggi, paesi, stili poetici e musicali diversi fra loro, ha testimoniato, come ha suggerito lo stesso ideatore, che la luna, specchio della nostra anima, è il nostro porto sicuro dove cercare conforto senza timore di perderci, certi di avere al nostro fianco un'amica sincera. Yeah.